Ecco biblico in grado di prevedere l'esplosione di una bomba nel Federal Building di Oklahoma City, che George Bush avrebbe vinto le elezioni per una manciata di voti e che il World Trade Center di New York sarebbe stato distrutto, e tutto questo con migliaia di anni d'anticipo. Disponiamo oggi di un moderno metodo per leggere nel futuro. Ogni grande avvenimento e ogni figura di spicco della storia dell'umanità compare nei codici della Bibbia. È finalmente giunto il momento in cui la scienza confermi con delle prove inoppugnabili l'antica tradizione religiosa e i codici celati all'interno del più grande libro di tutti i tempi? È passato molto tempo da quando Gutenberg ha inventato la stampa con i caratteri mobili nel 1435. Oggi, per leggere un passaggio della Bibbia, basta cliccare sul computer e in brevissimo tempo tutti i riferimenti relativi a un determinato argomento possono essere evidenziati, assemblati e stampati. Ma nonostante l'ausilio di macchinari sofisticati e i recenti progressi tecnologici, le parole hanno continuato a mantenere il loro significato originario e i concetti che esse esprimono e rappresentano sono sempre gli stessi, importanti ora come allora. Di recente alcuni studiosi della Bibbia e un gruppo di scienziati sono stati affascinati dall'ipotesi che possa esistere qualcosa d'altro al di là del significato superficiale delle parole. Sembra provato che nascosto nei caratteri ebraici della Torah, cioè nei primi 5 libri della Bibbia, esista un codice che predice avvenimenti che avverranno in un futuro. Come è facilmente immaginabile, quest'ipotesi ha fatto molto discutere. Ma del resto la Bibbia è stata oggetto di innumerevoli dibattiti sin dal XV secolo, data della sua prima apparizione in caratteri di stampa. Al di là di tutto, un fatto è indiscutibile. Da quando Gutenberg ha stampato la prima Bibbia, questo testo ha avuto in tutto il mondo una forza di penetrazione senza pari. Ogni anno si stampano più copie della Sacra Scrittura che di qualsiasi altra opera mai pubblicata sino ad oggi. Che cosa c'è in questo libro che lo rende tanto interessante? Lo leggiamo solo perché siamo affascinati dalla storia di un piccolo gruppo di persone vissute in un polveroso angolo della Terra? O è il contenuto ad attirarci? La sua filosofia di vita? Potrebbe darsi, come suggeriscono alcuni storici, che in esso si trovino le fondamenta stesse del diritto e della cultura occidentali. Nel Vecchio Testamento, in particolare nella Torah, i primi 5 libri della Bibbia, si racconta del rapporto interattivo tra l'essere supremo e l'umanità, con particolare riferimento ai figli di Israele. Ma questi 5 libri, a detta di molti, sono anche pieni di storie fantastiche, assolutamente incredibili. A questo punto, cosa dobbiamo pensare di tutte le recenti ricerche scientifiche che mirano a sostenere che nella Bibbia ci sia di più, molto di più? E anche un altro interrogativo continua a farsi spazio ormai da tempo. Esiste veramente un codice biblico? E cosa ancora più importante, se esiste, contiene veramente informazioni su Hitler e l'Olocausto, sulla fondazione dello Stato di Israele? Ha veramente previsto l'assassinio di Yitzhak Rabin? Ed è davvero in grado di dirci quale felicità o quali sventure ci riserva il futuro? Ma procediamo con ordine. Perché si è cominciato a parlare di un codice biblico? Secondo la Bibbia, un uomo chiamato Mosè ricevette direttamente dal Padre Eterno l'ordine di salire sul Monte Sinai, dove gli furono date delle tavole di pietra con su incise le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Sempre per il Sacro Testo, Dio discese sulla cima della montagna tra tuoni e lampi, fuoco, saette e fumo, e parlò a Mosè da una grande nuvola nera. Una storia straordinaria, se effettivamente accaduta. Ma a prescindere da questo, viene da domandarsi: chi è realmente l'autore di questo libro, la Torah? E tra le altre cose, il testo che è arrivato a noi, fino ai giorni nostri, è davvero identico a quello che Mosè riportò dalla montagna? Dopo circa 4.000 anni di copiature e innumerevoli traduzioni, è credibile che possa essere ancora lo stesso? Nel 1982 3 famosi scienziati, Eliyahu Rips, Doron Witsum e Yoav Rosenberg, hanno deciso di scoprire se vi fossero eventuali prove scientifiche dell'esistenza nella Bibbia di un codice criptato che utilizza sequenze di lettere a intervalli equidistanti. 3 scienziati di fama internazionale avrebbero messo a repentaglio la loro reputazione per una teoria priva di fondamenti scientifici? Come mai? Forse dopo che per secoli e secoli scienza e religione si sono contrastate, è probabile che gli studiosi abbiano cercato un punto di incontro tra le due?
Qualunque cosa sia stata, la loro ricerca ha risvegliato l'interesse del mondo per l'Antico Testo e per il mistero dei codici biblici, che in ogni caso è ben lungi dal rappresentare una novità. Per il popolo ebraico esiste un'antica tradizione secondo cui la Torah, a differenza degli altri libri delle scritture, non è soltanto ispirata da Dio, ma da egli dettata direttamente a Mosè secondo una precisa sequenza di lettere, senza punteggiatura e senza spazi tra una parola e l'altra. Per molto tempo si è ritenuto che la Bibbia fosse stata scritta per ispirazione divina. Ma nella tradizione si sottintende anche qualcos'altro, ovvero che sia stato Dio stesso a scrivere la Torah. Esistono forse delle prove a conferma di questa tradizione? A quanto sappiamo, in quegli antichi libri non esistevano spazi tra una parola e l'altra. Gli studiosi chiamano questo genere di scrittura scripta continua e consiste nel mettere una parola dietro l'altra. È una scrittura senza soluzione di continuità. Un'unica stringa di lettere senza interruzioni, dove gli spazi tra una parola e l'altra dovevano essere inseriti per deduzione. Sembra che lo spazio tra le parole, così come noi lo conosciamo, sia stato introdotto all'epoca di Ezra, cioè molto tempo dopo Mosè. Questo significa che Mosè, mentre si trovava sul Monte Sinai e probabilmente anche molto tempo dopo, occupò gran parte del suo tempo a scrivere, secondo una sequenza ben precisa, tutte le 304.805 lettere della Torah. Già, perché secondo gli studiosi il codice biblico è presente in tutto l'Antico Testamento. Ma a questo punto viene da chiedersi per quale motivo si è resa necessaria un'impostazione così rigida e così difficile. Secondo la tradizione, in quelle esatte sequenze di lettere è criptato un codice con molte informazioni che solo una mano divina avrebbe potuto inserirvi. Per quanto la cosa possa sembrare assurda, questa convinzione ha una storia lunga e molto rispettata. Nachmanides, uno dei grandi saggi ebrei che visse e insegnò nel XII secolo, disse ai suoi discepoli che tutta la storia di Israele poteva essere rintracciata nel Deuteronomio, conosciuto anche come il Canto di Mosè. Un altro famoso rabbino, anch'egli insegnante, vissuto e morto nel XIII secolo, il rabbino Bachia ben Asher, descrisse un processo per il quale all'interno della Torah, saltando delle lettere a intervalli regolari, era possibile scoprire informazioni celate nel libro. Infine, nel XVIII secolo, uno dei più grandi saggi post-biblici, Elia Solomon, noto a molti come il Grande Vilna, fece la seguente affermazione: tutto ciò che era, che è e che sarà sino alla fine dei tempi è contenuto nella Torah. Ma gli studiosi di religione non sono i soli a ricercare nella Torah messaggi criptati. Anche alcuni tra i più grandi scienziati del mondo vi hanno cercato informazioni in codice. Parliamo di Sir Isaac Newton, che ha servito per molti anni come prevosto all'Università di Cambridge e che viene considerato il primo scienziato dell'era moderna. Egli credeva fermamente nell'esistenza di un codice biblico. Isaac Newton era certo ci fosse un codice cifrato nella Bibbia e lo cercò con grande impegno, studiò l'ebraico e trascorse molti anni della propria vita cercando di scoprirlo. Gran parte dei suoi innumerevoli appunti giunti sino a noi non avevano nulla a che vedere con la matematica o l'astronomia, ma riguardavano invece la teologia esoterica. Dagli scritti di Newton risulta evidente che vi erano profezie della storia umana celate nella Bibbia. Newton era certo che la Bibbia, anzi l'intero universo, non fosse altro che un enorme crittogramma voluto dall'Onnipotente. Ma il segreto del codice biblico, ammesso che esista, non si rivelò mai al grande scienziato. Gli studiosi moderni hanno veramente trovato questo codice? I computer hanno avuto successo dove gli uomini hanno fallito? La più grande tragedia di tutta la storia ebraica, che ha portato all'Olocausto, ha rappresentato lo scenario che ha fatto da sfondo alla ricerca scientifica del codice biblico?